Siamo con la preside dell'Istituto Alberghiero, Maria Chimisso. Preside, siete praticamente già pronti per la ripartenza. Come vi siete organizzati per tornare in aula a settembre? Noi ci siamo organizzati già distanziando i banchi, mantenendo minimo, ma sempre di più di 1 metro, andiamo sul 1,5 metri, di distanza tra un banco e l'altro. E quindi le aule sono state tutte riorganizzate in modo che vi sia una precisa esecuzione di quelle che sono le linee guida a cui noi ci dobbiamo attenere, ma a cui vogliamo anche attenerci. Perché il principio è sempre al di là della legge che è sovrana, il principio è sempre quello della tutela del personale e in questo caso degli studenti che spesso sono anche minori. Quindi postazioni separate, quindi distanziamento sociale all'interno delle aree comuni, disinfezione delle mani, mascherine e siamo già pronti per l'inizio dell'anno scolastico. Grazie al decreto rilancio avete ottenuto dei finanziamenti. Come li userete? Li useremo per garantire il distanziamento e nello stesso tempo qualificare la didattica. Faccio un esempio concreto, un finanziamento di circa 100.000 euro che noi spenderemo per creare postazioni singole all'interno del laboratorio di cucina, che saranno postazioni ad alta incidenza di digitale, che terranno i ragazzi separati l'uno dall'altro di almeno 1 metro e che consentiranno di interagire contemporaneamente i ragazzi fra di loro e col docente, facendo di ogni postazione un micro laboratorio. La didattica a distanza è stato un arricchimento, però è necessario tornare in classe. Allora, la distanza, lo dice il termine stesso, è un po' lontananza ed è un po' come il vento. La presenza è garanzia di qualità della relazione, di durata e significatività della relazione. Però io non me la sento di dire che la DAD sia stato il male assoluto. Ci ha insegnato tantissimo, ci ha finalmente, messo dinanzi la potenzialità enorme della connessione. E se mi è consentito, anche colmato quelle distanze che tali rimanevano per alunni disagiati dal punto di vista geografico o alunni che hanno difficoltà a raggiungere la sede. Io penso che se una volta dovevamo inventarci progetti particolari come l'istruzione domiciliare, l'istruzione in ospedale, oggi possiamo fare a meno di questi progetti specifici perché la DAD ci permetterà di raggiungere chiunque, anche quando, per esempio, è in una casa di cura o quando ha difficoltà di spostarsi dal suo ambiente domestico.